Io sono Mila e il mio animaletto magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa io voglia. Dimmi subito dov'è il tuo tesoro, pirata Morphle. Morphle non dice pirata mia. Giocare ai pirati è proprio bello. Potremmo chiedere a fratello Time di farci viaggiare a ritroso fino all'epoca dei pirati. Dai pirati ci viene anche Mr. Action. Fratello Time, portaci indietro fino all'epoca dei pirati. Guarda, questo deve essere il tesoro dei pirati, Morphle. Capitan Cappello Blu, abbiamo degli intrusi a bordo. Barba Gialla, sicuramente sono venuti qui per rubare il nostro tesoro. No, non è vero. Rinchiudili. Pirata cattivo, andato? Credo di sì, Morphle. Presto, allunga il braccio e prendi quella chiave, così possiamo uscire. Morphle, perso chiave! Scusa! Trasformati in un topolino, così passerai facilmente in mezzo alle sbarre. Ecco! Ben fatto, scacco matto! Oh, Mr. Action non c'è! Ecco i pirati! Devono essere stati loro a portare via Mr. Action! Oh oh! Tranquillo, lo riprendiamo! Morphle, paura! Senza il suo Mr. Action! Questo è un ciondolo speciale dei pirati che rende chiunque lo indossi super coraggioso! Trasformati subito in un motoscafo, così raggiungiamo quei pirati in un baleno! Troveremo i pirati e potremo salvare Mr. Action. Morphle, no paura! Il ciondolo dà tanto coraggio! Esattamente! Oh no! Le impronte si fermano qui! I pirati devono essersi arrampicati là in cima! Oh, è troppo scivoloso! Morphle, trasformati in un dragone per volare fino in cima! Guarda! È la bambina pirata e c'è un drago insieme a lei! Non avrete il mio tesoro! Andatevene! Aiuto! Dobbiamo andare a salvarli! Ti prego, non farci attaccare dal tuo terribile drago mutaforma, astuta e feroce pirata cacciatrice di tesori! Lui è il mio animale magico Morphle e sei tu la feroce pirata cacciatrice di tesori! No, sei tu, cara! Noi stiamo solo giocando a fare i pirati e non siamo affatto feroci! Non è che ci siamo già viste? No, non credo proprio! Io sono Mila e io Capitan Cappello Blu! E lui è il mio primo ufficiale Barba Gialla. Siamo i pirati ritrova tesori. Ritroviamo tesori perduti e li restituiamo ai proprietari. Ora stavamo cercando di scoprire a chi può appartenere questo. A me, Mr. Action! Mio tesoro!
Io, Freeze, ha 4 impostazioni: spento, tollerante, severo e molto severo. Ma forse sarebbe meglio non impostarlo mai su molto severo. E perché no, professore? Nessun problema. Ora vediamo che cosa è capace di fare. Voi mi sembrate bravi bambini. Ora vediamo come se la cava coi criminali. I banditi continuano a causare un sacco di guai e mi servirebbe proprio una mano al lavoro. Morphle, trasformati in un'auto della polizia. Perfetto! Ti ricordi del guinzaglio per il cane? Oh, mi scusi, signora agente. Passi una buona giornata, giovane signorina. Oh, bella, ringrazio. Fate attenzione a non schiacciare i fiori con la palla. Non nella mia città. Devo farvi la multa. Cosa? C'è qualcosa di strano. Rob Freeze deve essere stato impostato per sbaglio su molto severo, guardate! Prende una multa perché camminava sulle aiuole. Ma io non stavo camminando sulle aiuole. L'avrebbe fatto prima o poi. Come? Dobbiamo fare in modo di reimpostarlo. Sì! Seguiamolo, Morphle! Questo è inaccettabile! Deve essere fermato in fretta! Ma come? Io forse ho un'idea! Dobbiamo cercare di attirare il Rob Freeze verso di noi! Morphle, trasformati in un megafono! Sto per mettermi a camminare sulle aiuole! Ferma! Stai per prendere una multa. Vai ora, Morphle! Phew! Ce l'avete fatta, Mila e Morphle? No! Ho paura che due Peter Freeze siano davvero un po' troppi. Oh no! Il mio bellissimo cappello! Signor Sindaco, c'è qualche problema? Oh, Mila, una cosa terribile! Stavo passeggiando per le vie della nostra bellissima città pensando a cose a cui deve pensare un sindaco quando qualcuno mi si è avvicinato e mi ha rubato il cappello! Non si preoccupi, signor sindaco, noi lo troveremo! Morphle, trasformati in un cane da caccia! Un momento, fermi tutti!
Io ho visto chi ha rubato il cappello al sindaco. Sei stato tu! Morfo? Allora, che succede? C'è qualche problema qui? Oh. Eccoti, ti ho trovato! Sei un furfante! Dove hai portato il mio bel cagnolino? Ridammelo! Sta dicendo che Morfo le ha rubato il cagnolino? Morfo non farebbe mai una cosa del genere! Sì, invece... Avevo appena ritirato una torta di compleanno quando Morfol è passato e me l'ha presa con la forza dalle mani. Siete davvero sicuri che fosse Morfol? Sì! Bene, bene. Morfol è un criminale. Non succede nella mia città. Ora dovrai venire con me alla stazione di polizia, Morfol. No! No, la prego! Lui non ha fatto niente! Mila! Sono andati via, Yorn! Puoi uscire adesso, forza! Sono convinti che sia Morfol il ladro della città! Oh, è il nostro miglior piano mai realizzato! Già, andiamo a rubare altre cose! Morfol non è criminale, Mila! Non preoccuparti, Morfol! Io dimostrerò che sei innocente! No! Ridammi le mie mele! Sono i banditi a derubare tutti! Non posso crederci! Morfol ha rubato tutte le mie mele! Tranquillo, signore. Abbiamo già catturato Morfol. Ma è successo solo un secondo fa? La polizia della città sa fare un lavoro eccezionale. Morfol non ha fatto nulla! Sono stati i banditi! Li ho appena visti con i miei occhi! Ah, su, insomma, Mila, non puoi dare sempre la colpa di ogni malefatta a quei poveri banditi. Ciao, ciao! Morfol, ho capito cos'è successo. Sono stati i banditi a rubare quelle cose. Ma non c'è nessuno che vuole credermi. Mila, cattura banditi! Non sono sicura di farcela senza di te, Morfol. Morfol non può catturare. Morfol è in prigione. Oh, ma mi è venuta un'idea. Riesci ancora a sentirmi, Morfol? Morfol sente, ma dove va? Dove va? Ridammi subito i miei attrezzi, Morfol! Qui c'è qualcuno nei guai! Scendiamo, Morfol! Non si preoccupi, Joe! Ci pensiamo noi! Cosa? C'è un altro Morfol? Più veloce, Morfol! Li abbiamo quasi raggiunti! È troppo veloce, Stein! Ci prenderà così, vedrai! Oh, non è detta l'ultima parola! No! No, 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 no! Rallenta un po', Morfol! Adesso non sei più così veloce, o sbaglio? Morfol, gira in tondo e fai alla svelta! Ancora! Li abbiamo fermati, Morfol! Sì! Shh! Silenzio, Yorn! Come hai fatto ad evadere di prigione, Morfol? Cerchi di nascondere le cose che hai rubato, a quanto pare. Guardi che non è stato, Morfol! Sono stati i banditi! Aspetta un momento! Questo non è Morfol! È proprio quello che cerco di dirle già da un po'! Beh, d'accordo, finiamola qui! Ci avete presi! Forse ho fatto un piccolo errore questa volta. Mi dispiace davvero di aver dubitato di te, Morfol.
È chiaro che non sei un criminale e, alla luce dello straordinario lavoro svolto, vi nomino subito agenti di polizia onorari. È stato divertente fingere di essere Morphol, non è vero, Stein? Certo che lo è stato! Dai, trasformati in un aeroplano, Jorn! No, perché non ti trasformi tu in una macchina, Stein? Mila! Morphol! Vi ho fatto un po' di limonata! Limonata! Ups! Oh, accidenti! Sistemerò dopo. Sono troppo impaziente di finire questo libro. Oh no! Torre di Morphol rotta! Mila, tu hai distrutto Torre di Morphol! Non l'ho distrutta io la tua torre! Oh no! Scommetto che tu hai rovinato il mio disegno, Morphol! No! Morphol no! Su, basta! Forse dovreste trovare qualcos'altro da fare. Già! D'accordo. Io sono il professor Cattiveria. Mister Azione è venuto a fermarti, professore! Ma Morphol fa Mister Azione? Va bene. Io ho inventato una macchina che farà addormentare tutta la città per sempre! Oh no! Mister Azione ti ferma! Che libro entusiasmante! Sarà meglio metterlo via. Ok. Dov'ero rimasto? Non potrai mai fermarmi, Mister Azione! Con l'aiuto di... Dov'è finito il baule dei giochi? Mister Azione! Perché hai nascosto il baule dei giochi? Ma Morphol non ha preso baule! Mila ha rotto mio alberello! Non sono stata io a rompere la tua inutile costruzione! Costruzione non inutile! Lo sai cosa ti dico? Adesso me ne vado a giocare da sola, senza di te! No! Morphol gioca senza Mila! Morphol gioca senza Mila! Ma senza Mila non diverto! Non ho idea di cosa posso disegnare. Morphol avrebbe pensato a qualcosa. È stato proprio un gran bel libro. Morphol, sono dispiaciuta. Non avrei mai dovuto arrabbiarmi così tanto con te. Di sicuro non hai rovinato apposta il mio disegno. Non è stato Morphol. Sono stato io, mi dispiace. Cosa? Per caso hai anche distrutto la torre di costruzioni di Morphol? Sì. E hai messo via il baule dei giochi? Già. Hai distrutto mio alberello! È probabile. Mila e Morphol ritornati amici? Ma certo! Scusate se ho combinato guai senza accorgermene. Non avevo intenzione di farvi litigare. Vi va di essere ancora miei amici? Ma certo, papà! Sì! Morphol, trasformati in un grande drago! È tornato normale, hai visto? Non preoccuparti,
Morphle riavrà tutti i suoi poteri fra pochissimi secondi. Lui è Nulli, è il nostro nuovo animaletto magico. È in grado di togliere per 10 secondi i poteri agli altri animaletti magici. Per questo non posso tenerlo qui al negozio degli animaletti magici. Potete tenerlo un po' d'occhio per me? Ma certo, papà! Potremmo giocare a nascondino tutti e tre insieme! Ok, a più tardi! Hai sentito, vero fratello? Grazie a questo nuovo animaletto, finalmente sconfiggeremo Morphle! Oh no! Morphle, trasformati in un gigantesco robot! Stavolta non vincerete! Dove sono finiti? Quel frigo è parecchio rosso, non ti sembra? Colpisci! Vi abbiamo scoperti! Scappiamo, Morphle! Morphle, trasformati di nuovo in qualcosa che possa nasconderci! Morphle ancora non può trasformare! Oh no! Ora dobbiamo aspettare! Stavolta non fuggirete! Morphle, trasformati in un... Non potete fare più nulla! Uno specchio! Adesso siete voi che non potete usare i poteri magici del nuovo animaletto per 10 secondi! Oh no! Morphle, trasformati in un gigantesco robot! Corri, stai intorno! Aiuto, scattiamo! Morphle, trasformati in una macchina da corsa! Guardate, ragazzi! Ho una strepitosa macchina da corsa! Sai, anch'io ho una macchina da corsa! Vediamo dov'è! Eccola qui! Anch'io ho la mia macchina da corsa! Evviva, Morphle! Siamo primi, stiamo vincendo! Attenzione! C'è un... albero che blocca la strada! Morphle, trasformati in un canguro, presto! La mia macchina da corsa può superare gli ostacoli! No, non è vero! Le macchine di certo non saltano sopra le cose! La mia invece sì! Perché ha, vediamo... delle gambe robot! La mia macchina ha delle stupende ali di unicorno! Oh no, attenzione! C'è un mare di lava! Morphle, trasformati in un razzo spaziale! La mia macchina da corsa robot ha anche dei razzi super veloci! La mia macchina da corsa unicorno ha anche un corno magico che può aprire portali magici! Però vediamo se riuscite a fare meglio di questo! I razzi spaziali possono volare veloci! Più veloci di un fulmine! Ehi, ma dove sono Sara e Troy? Torniamo indietro, Morphle! Ehi, ragazzi, perché non avete finito la gara?
Non possiamo stare dietro a Morphle, è troppo veloce. Ho una proposta. Perché non saltate anche voi a bordo del fantastico Morphle razzo spaziale? Ci stiamo tutti! Morphle, facciamo uno scherzo a papà, che ne dici? Sì! Trasformati in... me! Bene, e adesso mettiti questi vestiti. Così sei assolutamente identico a me! Già! Ok, cominciamo lo scherzetto! Oh, sei tu, Mila! Non ti ho visto arrivare qui in salotto! Perché infatti sono ancora sulle scale! Ma... ah! Allora tu devi essere Morphle! Sì! Ciao, Mila! Tu e Morphle venite a giocare! Adesso Morphle non qui! Oh... Ma Mila gioca! Forte! Andiamo su! Trey non ha capito che quello è Morphle! Ciao, Mila! A che cosa possiamo giocare, Mila? Tu sei sempre molto brava a scegliere quale gioco fare! Già! Ce l'hai? Ho capito, Mila! Ce l'hai per prima! Cosa? Ce l'hai! Brava! Adesso devi soltanto acchiappare Sara. Ma dove è andata a finire? Sono sull'albero. Sapete, non so se sono capace di scendere da sola. Mila, aiuta! Aspetta un momento, tu non sei Mila, tu sei Morphle! È vero! Ti ringrazio, Morphle! Bene, bene! A quanto vedo, Morphle oggi non è con voi! Ma scusa, Stein, non è quello lì, Morphle? Allora, se non c'è Morphle, possiamo tormentarvi come vogliamo! Sarà divertente, siete così piccolini! Lasciami andare! Non puoi sfuggirmi, piccola mocciosa! Da dove è arrivata la palla, fratello? Aio! Che cosa succede? Scappiamo via da qui, Stein! Certo! Mila ci ha trovato ancora! Lasciaci in pace, per favore! Gli hai fatto un bello scherzo, Morphle! Mi sto davvero annoiando senza Morphle, perciò vado a cercarlo! È ancora Mila! Oh, no! Ma come? Morphle, trasformati in una macchina da corsa! Fermati immediatamente, Orphle! Cosa? Questo non è Orphle! Questo è Morphle! Già! Scusami, Morphle, è che non riesco a distinguere l'uno dall'altro. Mi ricordate la differenza? Morphle è rosso, Orphle è verde! Ah, lo sapevo! Beh,
Quello verde sta combinando un sacco di guai in giro per la mia città. Oh no! Andiamo noi a cercare Orfo, il poliziotto Freeze. Ah, ok. Se lo trovate, mandatelo via subito dalla mia città, va bene? Sì! Oh, ma che assurdità è questa? Cosa? Oh no! È Orful! Hai visto, Morful? È Orful! Oh no! Inseguiamolo presto! No! Non lasciarmi qui! Dobbiamo far scendere quel signore dal ponte, presto! Trasformati in un camion dei pompieri! Ti ringrazio, Morphle! Morphle è scappato chissà dove! Dobbiamo correre a cercarlo! D'accordo, bene! È tutto pronto, posso iniziare a costruire! Cosa? No, fermati! Ti prego, non farlo! Eccolo lì! Oh no! Sta per cadere, aiuto! Trasformati in un robot, Morphle! Grazie, Mila, grazie, Morphle! Morphle è scappato di nuovo! Non hanno ancora trovato Orphle. Dove potrei andare a cercarlo? Grandioso un elicottero! Cercare Orphle dall'alto sarà facile! Oh no! L'elicottero è Orphle! Accidicchia! Oh no! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Può aiutarla Morphle, signore! Morphle, bene! Guarda, Morphle, c'è Orphle! E sembra molto stanco. Mi è venuta un'idea. Che ne dite di portare Orphle lontano dalla città? Oh no! Oh, perché adesso Orphle in mezzo al mare? Eccovi, buongiorno Mila e Morphle. Cosa farete di bello oggi? Per adesso stiamo giocando con il pupazzo preferito di Morphle, Mr. Action! Mr. Action è onesto e gentile ed è sempre disposto ad aiutare le persone in difficoltà, eccetto se si tratta di cattivi, ovviamente, come il professore malvagio! Oh, wow! E se lo facessimo diventare reale per fargli aiutare davvero le persone della città? Mr. Action reale! Appoggialo a terra, Morphle. Io sono Mr. Action! Il professor malvagio, il mio nemico. Mi dia quel dispositivo. Va bene.
È stato facile! Oh no! La città ha bisogno del mio aiuto! Mister Action! Dobbiamo riprenderci subito quel raggio laser, Morphle! Sbrigati! Trasformati in un supereroe anche tu! È un lavoro per Mr. Action. Stia tranquilla, signora, ci penso io. Fuori dai piedi! Prendilo, Morphle! Lasci attraversare la signora. Grazie mille, Morphle! Mi tira un po' la testa! Ed ecco il più cattivo! Questo lo prendo io, signori. Lì c'è bisogno di Mr. Action. Ma cosa? Ecco a voi, onesti cittadini. Ma, insomma, loro sono i ladri cattivi. Mentire è una cosa sbagliata, signor poliziotto. Perché tu hai in mano il professor malvagio? Sei la sua complice? No, no, no! Questo è il professor malvagio! Il professor malvagio è solo un pupazzo! Come lo eri anche tu fino a poco fa, Mr. Action! Questo è il professor Rashid e non dovrebbe essere un pupazzo! Oh no! Grazie per la spiegazione, piccola bimba mirtillo! Per tutte le provette, aiuto! Come faccio ora a combattere il professor malvagio? Devo tornare a essere un pupazzo anch'io, ecco! Nessuno può fermarmi adesso! Mr. Action! Oh no! Che sta succedendo? È già un bel po' che ci hai catturati! Sì, sì! Arrivo fra un minuto! Guardalo! Sì, certo, come no! Hai visto? Un salame, sembra! Thank you.
Ti ringrazio, Morphle. Sei davvero molto gentile ad aiutare sempre chi ha bisogno di una mano. Morphle, aiuta anche lui. Ti prego, torna giù, Mr. Posy. Ah, Morphle, mi puoi aiutare? Mr. Posy è bloccato su quell'albero e io non vedo l'ora di riabbracciarlo. Riusciresti a riportarlo da me? Non era questo che volevo dire! Facci scendere! Se non aveste rubato la mia macchina della polizia, sareste già in galera a quest'ora. Ma a noi non importa. Morphle! Ah, per fortuna sei qui. Mi aiuti a portare i due banditi alla stazione di polizia? Ok. Oh no! Cosa? Morphle, aspettami! Banditi in stazione di polizia, ciao! Non ci ha portati dritti in galera, Stein? Sì! Scappiamo via di qui! Ehi, Morphle! Puoi aiutarmi a sollevare queste casse? Sono davvero pesanti per me! No, Morphle! Non volevo che le mettessi sul tetto! Eccoti qui, Morphle! Che cosa è successo? Il tuo piccolo amico rosso mi ha messo qui sull'albero ed è scappato! Non ci credo, è impossibile! Morphle non ha fatto questo! Io l'ho visto, sono certa! Morphle, mi vuoi dire dove hai lasciato i banditi? Non abbiamo nemmeno visto i banditi. Ma poco fa ti ho detto di portarli alla stazione di polizia, Morphle. Corriamo subito a catturarli. Morphle, trasformati in un robot. Oh, accidenti. Il tuo scherzetto è già durato abbastanza, Morphle. Per favore, riporta giù le casse immediatamente. Morphle è stato con me tutto il tempo, papà. Dici davvero? Ma a me è sembrato proprio Morphle. Ed era anche rosso come Morphle. Tranne che per quelle due macchiette verdi. Macchiette verdi? Ho capito ora! È Orphle! Dobbiamo andare a fermarlo, Morphle! Ehi, ciao, Morphle! Potresti aiutarmi a mettere un po' in ordine? Guarda, Morphle! Morphle si è colorato di rosso per essere come te! Oh, no! Che ne dici di lavarlo, Morphle? Trasformati in un camion dei pompieri! Sta attento, Morphle! Quello non è Morphle! È Orphle! Perfetto! Adesso sei di nuovo verde e non potrai più ingannare nessun altro, Orphle! Ti ringrazio, vero Morphle? Orphle tornerà! Andiamo al parco a giocare a nascondino! Pappa magia! Non ancora, Morphle! Devo dire la parola magica! Oh, sì! Morfetto coniglietto! Perfetto! Non vedo l'ora di presentare il mio numero di magia alla gara di talenti! Proviamolo un'altra volta! Morfello Pennello! Ciao! Morphle fa magia? Oh, certo! Tutti i migliori maghi hanno un assistente! Rimani lì dove sei e muovi le braccia in questo modo! Magia facile! Morfino Leonino! Orphle no mago!
se la magia non è cosa per te, perché non vai a aiutare loro due a preparare il loro numero? Ah, sì! Con l'aiuto di un animale magico, vinceremo di sicuro la gara di talenti! Salta! Ah, il mio povero piccolo Barky! Fa tutto bene, cucciolotto mio? Orful! Addestrare cani non è il tuo forte! Perché non vai a provare a fare il giocoliere? Orful il giocoliere! Con un animale magico scommetto che riuscirò a battere il numero del cane addestrato! Hai mangiato tutti i pasticcini! Ora non posso più fare la giocoliera! April, cos'è successo? La tua palla è in cima all'albero! Morphol, fa spuntare l'elica! Ah, grazie! Amici, la gara di talenti sta per cominciare! E adesso abbiamo Mila la maga! Mila? Morphol, dov'è il cappello? Mila ha cappello! No, dico il mio cappello da mago! Non posso fare nessuna magia se non l'ho in testa! Orful cappello magico! Chi sarà il vincitore? Il premio per il miglior talento va... Mila la maga! E ai suoi magici animali! Hai visto, Morphol? Quanti dinosauri, come sono belli! Wow! Ah, Mila e Morphol! Che ne pensate del nostro nuovo parco dei dinosauri? Parco dei dinosauri? Sì! Il professor Rashid e io abbiamo pensato di trasportare i dinosauri nella nostra epoca, perché siamo certi che i dinosauri piacciono a tutti. Ho ragione, vero, piccolino? È vero, ha ragione, ma non sono un po' pericolosi? No, tranquilla, questi sono inoffensivi, non mangiano certo le persone. Non c'è problema. Comunque, questo T-Rex effettivamente... Non sembra così inoffensivo! Non preoccupatevi! Si trova all'interno della gabbia più sicura al mondo! Ma non bisogna mai toccare questa leva, perché serve ad aprirla! Guardate! Cosa? La leva è rimasta bloccata! Scappate! Mettetevi al riparo! Coraggio, Morphol! Trasformati anche tu in un T-Rex in fretta! Spedito nel passato! Mila, altri due dinosauri sono riusciti a fuggire in città. Se li riportate qui, posso rimandare anche loro indietro nella loro epoca. D'accordo. Su, avanti, Morphol. Ho bisogno che ti trasformi in un elicottero. Ah!
fermati, per favore! Non è un albero da mangiare! Ho l'impressione che abbia molta fame. Magari potremmo provare ad attirarlo con uno spuntino. Trasformati in un robot! Ora prendi quell'albero! Fiu! Oh. Ah! Ne rimane soltanto uno! Oh. Ah? Credo che stia succedendo qualcosa di strano fuori dal parco! Togliti di mezzo, amico! È molto forte, ma non tanto forte quanto te, Morphol! Trasformati in un bulldozer! Ehi, tu! Adesso puoi raccoglierlo, Morphol! Vi ringrazio, Mila e Morphol. Senza di voi sarebbe stato un pochino più difficile. Lavoro magnifico, davvero! Ma ora cosa facciamo col parco? Ha un'atmosfera piuttosto noiosa senza i dinosauri. Allora, che ne pensa dell'idea di organizzare un picnic? Sì, un picnic! Insieme ai dinosauri! Le montagne russe più incredibili del mondo! C'è un giro della morte, curve strette e una risalita altissima! L'unico problema è che... Bisogna essere alti fin qui per salirci! Ta-da! Forse io conosco un certo scienziato che potrebbe risolvere il problema! Questo siero ti farà diventare adulta. Ma sei proprio sicura di essere pronta per questo, Mila? Assolutamente sì! Beh, allora procediamo! Oh, Mila ora grande! Mila, sei proprio tu? Oh no, sono la zia di Mila! Wow, vi assomigliate parecchio! Comunque, sei grande abbastanza, potete andare! Sì! È stato bello! È stato meraviglioso! E ora che sono cresciuta, posso fare tutto ciò che voglio! Come cresciuta? Andiamo, Morphol! Qualcuno vuole cavalcare il delfino? Io! Anche io! Mi dispiace, signorina, ma tu sei grande, troppo grande per questo delfino! Oh... Voglio far finta di essere una maestra, Morphol! Mi dispiace, signorina, ma non le è permesso entrare! Io sono la zia di Mila! Oh, ho sentito che era in città! Piacere di conoscerla, ma ecco, vede, Mila non è qui! Devo tornare in classe al più presto, salve! Oh. Non credevo che essere un'adulta fosse così noioso e difficile! Questo è un parco giochi per bambini, signorina. E io ho il dovere di farle una multa. Oh, mi spiace, signore, ma non posso pagarla. Vede, io non ho dei soldi. E allora le suggerisco di trovarsi un lavoro. Mm.
Basta così! Ho deciso che non voglio più essere un'adulta, sono stufa! Sei proprio sicura di voler tornare a essere una bambina? Non sono mai stata così sicura in vita mia! Mila, Mila, l'hai saputo? Saputo che cosa? Stanno costruendo delle nuove montagne russe! Stavolta bisogna essere ancora più grandi! Andrò a vederle! Non vuoi diventare di nuovo grande per salirci? No, per favore! Essere un'adulta non è per niente divertente come pensavo! Perciò ho intenzione di giocare e restare bambina per tutto il tempo possibile! Gelai, acchiappami! Dove scappi? Torna qui! Bisogna farlo visitare da un dottore. Morphle, allora trasformati in un'ambulanza! Andiamo, presto! Ah! Oh no! C'è un ingorgo stradale! Morphle, passaci sopra! Sì! Così va bene, Morphle, ma a me è appena venuta un'idea migliore! Morphle, ora trasformati in un'ambulanza volante! Grazie mille per aver portato Troy all'ospedale, Mila e Morphle. Sa, quando sarò grande, anch'io voglio diventare un medico, così potrò aiutare le persone a stare meglio, proprio come lei! È ammirevole, Mila, ma voglio dirti un segreto. Io non aiuto solo le persone. Sono anche il dottore che cura tutte le creature mitologiche che vivono in città e nei dintorni. Mi sarebbe di grande aiuto poter usare questa magica ambulanza per visitare i miei pazienti mitologici. Certo che può usarla! La prima fermata è l'isola Stella Marina. Il prossimo è il gigante della montagna. Eccolo! Sulla cima! Riproviamo, Morphle! Come facciamo ad avvicinarci al gigante? A me è venuta un'idea! Morphle, aggiungi due motori a turboelica all'ambulanza! Ecco!
Grazie per l'aiuto, Morphle è stato grande. Oh no! Temo che facendoci da ambulanza si sia preso l'influenza da un paziente. Povero Morphle! La prego, faccia qualcosa per farlo guarire, dottore! Gli do immediatamente la medicina. Ma il resto è compito tuo, Mila. Perché le cose di cui Morphle ora ha più bisogno sono amore e coccole. Io e papà ti abbiamo preparato una bella zuppa. Tieni. Ora ti leggo una storia. C'era una volta un'ambulanza rossa che correndo a curare i malati si prese l'influenza. Ma il dottore le diede la medicina e in un battibaleno la coraggiosa ambulanza tornò ancora più in forma di... Wow! Chissà da dove saranno spuntati così all'improvviso tutti questi giocattoli! Morphle non sa! Facciamo prima un po' d'ordine e dopo proveremo insieme a risolvere il mistero! Sì! Però noi siamo soltanto in due e nel negozio c'è un mare di giocattoli! Caspita! Qui ci sono due Morphle! Due meglio! Due meglio! Diventa tutto più facile e veloce quando puoi lavorare con gli amici. Ma com'è possibile che ci siano così tanti giocattoli e anche due Morphle? È stata opera del Doppler. Il potere magico di questo animaletto è creare copie di qualsiasi cosa. Bello! Ma chi può essere? Buongiorno, signore. Come lei stesso può vedere, noi siamo dei veri Boy Scout. Stiamo vendendo biscotti. Hanno un bel aspetto. Va bene, comprerò i vostri biscotti. Mila, Morphle, i banditi hanno rubato il Doppler. Dobbiamo acciuffarli presto, però sono già molto lontani. Che cosa possiamo usare per inseguirli? Triciclo! È troppo lento, non va bene! Morphle, trasformati in una super veloce auto della polizia! Eccoli là! Oh no! Scappiamo! Sono spariti, dove sono? Ero certa fossero andati da questa parte. Guarda, Morphle, sono dietro di noi adesso. Ma com'è possibile? Non ci sfuggirete mai! Doppler non è con loro però, Morphle. Allora dove avete portato Doppler? Doppler? Magari lo hanno preso i banditi dell'orchestra o i banditi delle piume. Troppi banditi oggi! O forse invece ha deciso di andare con i banditi Morphle. No! Morphle, trasformati in un... E noi siamo i banditi dei cerotti! Morphle! Il nostro nuovo dispositivo può usare il potere di qualsiasi animaletto magico e non c'è neanche bisogno che ci prendiamo cura dell'impiastro. E ora, grazie a Doppler, possiamo riprodurre copie di noi stessi. Ruote? Non abbiamo intenzione di essere i banditi delle ruote. Noi vogliamo essere... i banditi delle graffette. Noi, i banditi Morphle, abbiamo rapito Morphle. Bene,
Facciamolo trasformare in un bulldozer, così sarà più facile rubare le ruote delle macchine. No, trasformiamolo in una pinzetta, così sarà più facile strappare le piume. Sei un idiota! Tu sei un idiota! No, voi lo siete. Oh, ci sono molti Morphle. Morphle, trasformati in un bulldozer, presto! Hey, Morphle, trasformati in una pinzetta! Morphle non sta facendo proprio niente. Certo che no, perché non lo abbiamo ancora messo nel nostro dispositivo. Un momento, non farlo. Se Doppler esce da lì, noi torneremo a essere soltanto in due. Morphle, scappa! Morphle ha piano? In cosa trasformiamo? No, Morphle non ha piano. Triciclo! No, quello troppo lento. Morphle ha bisogno di Mila. Finalmente! Devo correre da Morphle al più presto! Mila! Mila, aiuta Morphle! Oh, Mila, piano! Ciao, Morphle! Sì, ma ci sono troppi banditi qui! Se lavorano tutti insieme, non c'è nulla che possiamo fare! Banditi non lavorano insieme! Banditi litigano e basta! Allora abbiamo una possibilità, forse! Morphle 1, trasformati in un T-Rex! Morphle 2, trasformati in un robot! Morphle 3, trasformati in un grande ventaglio! Ora in questo modo potrete spazzare via le piume insieme! Oh no! Morphle 4, trasformati in una rampa! Banditi Doppler, ci servono altre piume! No! Ci servono altre ruote! Duplica le ruote! È un'idea davvero sciocca! La tua è un'idea davvero sciocca! No! Ci servono altre ruote! Piume! Credo sia il momento di liberare Doppler! Addio, altri Morphle! Ciao, 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 ciao! No, no, no! Non faremo sempre come dici tu! E invece sì che lo faremo! Morphle, trasformati in un grande robot e va a catturarli! Cosa? Oh, no! E poi c'erano quattro Morphle e anche quattro banditi! Ed è stato davvero divertente! Cavolo, a me sembra terrificante! No, terrificante! Ma i banditi non lavorano insieme e noi invece sì! E poi noi abbiamo liberato Doppler! E poi c'era di nuovo un solo Morphle! Oh! Due Morphle, due abbracci! Oh. Ehi, Yarn! Sì, Stein. Sono felice che sia tu il bandito rimasto quando tutti gli altri sono scomparsi. Oh, anch'io, Stein. Buonanotte, Yarn. Buonanotte, Stein. Ciao, 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 papà! Tornati! Ciao, Mila e... ciao, Morphle. Come ti sei conciato? Che cosa hai combinato? Abbiamo incontrato una signora che ci ha chiesto di aiutarla a trovare il cappello che aveva perso. Ho perso il mio bel cappello! Potresti aiutarmi a ritrovarlo? Morphle si è trasformato in un cane da caccia e ha cercato il cappello dappertutto. Morphle, trovato cappello! Sì! La signora è stata davvero felice che Morphle l'avesse ritrovato. E poi è arrivato il meccanico Joe. Morphle, tu mi devi aiutare!
Il mio camion da rimorchio si è rotto! Oh. Ah! Morphle trasformato in elefante! E poi in un triceratopo! E poi in un robot! Ti ringrazio, Morphle! Non sarebbe stato meglio trainarlo? Già! Ma poi il costruttore Lawrence! Poi anche il costruttore Lawrence ci ha chiesto di aiutarlo! Ho lasciato il mio trapano sul tetto di quell'edificio! Morphle, prende! Ah! Oh! C'era molto fango nel cantiere, papà! Ti ringrazio, Morphle! Sei stato bravissimo, Morphle! Ma adesso devi assolutamente fare un bel bagno! Morphle non vuole fare bagno! Oh. Oh. Morphle, non scappare! Oh? Mm. Su, dai, coraggio, Morphle, è bello fare il bagno! Morphle non piace il bagno! Mm. Oh, oh! Oh! Ti prendo! Oh! Mm. Oh! 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 Dove sarà andato? Oh, eccoti qua! Su, non temere, Morphle! È soltanto un bagno! No. Catturato! No! Morphle non vuole bagno! No! No! Mm? Ti aiuto, papà! Oh! Oh. 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 Beh, l'importante è che Morphle stia facendo il bagno. A Morphle piace il bagno! Cosa? Adesso ti piace? Oh. Non vedo l'ora di usare la nuova macchina fotografica. Comincerò a scattare una foto a tutta la famiglia e poi ne farò un quadro. E noi faremo in modo che tutti possano apparire al loro meglio. Morphle, trasformati in un elefante! D'accordo! E ora una bella doccia per tutti! Pulito a puntino! Bel lavoro, Morphle! Tutturututututu! Oh no! Ho un dente che sta dondolando! Ehi, zio, guarda! Voglio la macchina fotografica! Qualunque cosa per te, Winston! Gliela rubiamo! Allora... Qual è il pulsante? Oh! Oh, oh. Che succede? Ehi! Hanno rubato la macchina fotografica! E ora come faccio a scattare la mia foto di famiglia? La riprendiamo noi, papà! Presto, Morphle! Trasformati in un'auto da corsa! Eh? Mm-hmm.
Sorridi! Morphle, trasformati in un nuovo... Non è quello che ho detto! Un'altra! Sorridi e alza il pollice! Morphle, trasformati in un pallone rosatico! Macchina fotografica! Vi ringrazio tantissimo per avermela riportata. Ora possiamo fare quella foto! Ma io ho perso un dente! Non voglio rovinare la tua foto! Non dire sciocchezze! Il primo dentino caduto è un evento da immortalare! E sai una cosa? Molto presto al suo posto te ne crescerà uno nuovo! Davvero? Sorridete tutti al dente caduto! Aspetta, si è posata una mosca sui miei occhiali! Prendi la palla, Morphle! Wow, sei stato molto veloce! E adesso rilanciala a me! Di giocare a palla con me, Morphle. Morphle non vuole giocare a palla. Ok, allora vuoi fare un bel disegno, magari? Morphle non vuole disegnare. Non capisco, che cosa avresti voglia di fare? Ci sono, vuoi giocare a nascondino? Sì, forse. Ok, comincia tu a contare. No! Morphle, che ne diresti di ascoltare una favola? Mentre il ragazzo saliva le scale di casa, la porta si aprì pian piano da sola e lui sentì una terrificante voce. A Morphle non piace favola! Wow, oggi sei difficile da accontentare, Morphle. Potremmo fare una passeggiata sulla spiaggia. Ti piace così tanto il mare. Veloce! Morphle, fa attenzione! Scusate! Bene, costruiamo un grande castello di sabbia, Morphle! Ma dove stai andando ora? Ecco! Oh, andiamo da un'altra parte, ho capito. Guarda come si divertono quei due elefantini, Morphle. Ah!
deliziosi popcorn! Caspita, ma guarda! Dovevi avere parecchia fame, piccolo amico mio! Wow! Morphle, hai fatto colazione stamattina? No! Morphle non voleva colazione! Morphle voleva giocare! No! Ecco perché sei stato così scontroso tutto il giorno! Non avevi messo niente nel pancino! Oh! Bene, Morphle, datti da fare! Adesso stai un po' meglio, vero? Sì. Sei più calmo ora che hai la pancia piena? Sì! Adesso Morphle felice! Guarda, Morphle! Per tutte le prove ti aiuto! I ladri dei regali di Natale hanno usato la mia macchina del tempo per rubare un T-Rex dal passato! Non vogliamo più essere i ladri dei regali di Natale! Adesso noi siamo i ladri del dinosauro! Morphle, trasformati in un'auto della polizia! Bene, signori, bentornati nella mia città. Guarda, Morphle, il T-Rex si è ferito a un ginocchio. Morphle, ti devi trasformare in un'ambulanza. Una grande ambulanza per dinosauri. Non credo che questo sia della taglia giusta. Morphle, trasformati in una gru! Provette vuote, ho fatto cadere lo spararaggi vitalizzanti che stavo andando a presentare al Convegno Nazionale delle Scienze e ho colpito i vostri dinosauri portandoli in vita. Ma ora è rotto e non posso più farli tornare giocattoli. Mila, puoi tenerli d'occhio mentre aggiusto lo spararaggi? Ma certo, professore, volentieri. Sono sicura che ci divertiremo un sacco insieme. Ottimo! Sarò di ritorno al più presto!
Giocattolo, mentre aspettiamo che il professore sia di ritorno, facciamo un bel gioco! Sistemato. Mi ci è voluto un bel po' di tempo, ma ora l'ho aggiustato. Torniamo subito dai dinosauri giocattolo. Mi auguro che nel frattempo non abbiano combinato guai. Oh, per mille provette vuote! Professore, vuole unirsi al nostro picnic? Sa, ci stiamo divertendo un sacco! Grazie, Mila, ma io penso che sia ora di far ridiventare questi dinosauri dei giocattoli. Fermo lì! Oh, no! Ascolti, professore, io non credo che i dinosauri vogliano tornare ad essere dei giocattoli. Vede, si stanno divertendo troppo come dinosauri in carne ed ossa. Capisco, Mila, solo che la città non è luogo per dei dinosauri. Oh, mi è venuta un'idea! Forse il guardiano dello zoo troverà un posto per loro. Caspita, guarda che roba! Sono dinosauri giocattolo giganti quelli che vedo? Certo! Il professore li ha accidentalmente portati in vita con il suo spararaggi!
Lei non avrebbe un posto dove potrebbero starsene tranquilli, signor guardiano? Ecco, nello zoo ci sarebbe una zona riservata ai grossi animali, ma è già occupata dagli elefanti. Però, durante i miei viaggi mi sembra di aver visto una bella isola disabitata dove i tuoi amici potrebbero vivere molto felici. Andiamo subito a cercarla, Morphle! Ecco là l'isola! Sembra che si siano già ambientati! Quest'isola sarà la casa perfetta per voi! Ma adesso noi dobbiamo tornare alle nostre case! Ciao, dinosauri giocattolo! Ciao, ciao! Oh? Ehi, attento, Morphle! Telefox ha preso l'influenza magica, quindi devi mantenere le distanze per un po'. Oh! Non hai paura di ammalarti? Solo gli animali magici prendono l'influenza magica. Io e Telefox resteremo chiusi in casa per essere sicuri che gli altri animali magici non si ammalino. Oh, no, giocare no! Non preoccuparti, noi ci divertiremo anche in casa. Vero, Telefox? Oh! C'è questa macchia colorata? Ho paura che anche Croma si sia beccato l'influenza magica. Tu non andargli vicino, Morphle. Buongiorno, signor pittore. Ciao, Croma. Sapete, penso che Croma abbia preso l'influenza magica. Adesso mi è tutto chiaro. Croma ha iniziato a starnutire dopo che una grossa bolla gli è scoppiata proprio sul naso. Dovrebbe tenerlo in casa finché non starà meglio, così non farà ammalare gli altri animali magici della città. Ci divertiremo anche al chiuso. Pensa a tutti i quadri che potremo dipingere. Mila, guarda! Una grossa bolla! Scopriamo da dove viene, Morphle! Wow! Signor Lawrence, dovrebbe portare Mimi a casa! Ha preso l'influenza magica, temo! Oh, no! Deve avergliela trasmessa a una di quelle grosse bolle che vedi! Torniamo subito a casa e vedrai che starai meglio, Mimi. Oh! Altre bolle! Dobbiamo assolutamente scoprire da dove provengono. Guarda, Morphle, c'è Boba! A casa non gli piaccia. Lo dobbiamo fermare, Morphle! Morphle sta bene? Morphle non sta? Ti senti abbastanza bene per correre dietro a Boba? Certo! Ci siamo quasi! Finalmente ti abbiamo preso! Dai
Devi rimanere a casa, Boba. Quando sei ammalato, uscendo, trasmetti la tua malattia a tutti gli altri animali magici della zona, compreso Morphle. Tranquillo, anche in casa ci si può divertire un sacco, vero Morphle? Già! Ma cosa? Vedi, Boba? Anche giocare a casa è molto divertente! Grazie alla macchina del tempo del professor Rashid, siamo inarrestabili e invincibili! Dobbiamo fermare i banditi, Morphle! Trasformati in un dinosauro coi poteri da supereroe! Ecco, se resti qui non potrai causare altri problemi. Non è possibile! Stavolta credevo sarebbe andata meglio per noi. Ottimo lavoro, Mila e Morphle. Raduniamoli qui tutti insieme, così potrò rimandarli indietro nella preistoria in una volta sola. Sbrighiamoci! Cominciamo a prendere il triceratopo, Morphle! Però credo mi sia sfuggito un dinosauro. Mi è sfuggito un dinosauro. Oh no, Morphle. Presto, al laboratorio. Dobbiamo scoprire dov'è finito. Tutte le provette! Resisti, Morphle! Dovrebbe funzionare! Sono felice che tu stia bene! Ciao, dolce cucciolino, come va? È incredibile, pensa che un giorno o l'altro tu diventerai grande e spaventoso. Con questa invenzione che abbiamo appena rubato al professor Rashid, abbiamo il potere di far diventare questi animali giganti! Ha ha ha!
vedrai che passeremo una giornata meravigliosa oggi allo zoo, Morphle! Sì! Mila! Morphle! I banditi stanno facendo diventare tutti gli animali giganti! Oh no! Dobbiamo correre a fermarli immediatamente! Morphle! Coraggio! Trasformati in un supereroe! Dovete ridarci quell'invenzione, banditi! Non credo proprio. Yorn, colpisci! A questo non avevo pensato. Torneremo, state attenti! Perfetto! Adesso possiamo riportare alla normalità gli animali. Ecco, c'è il pinguino laggiù! Bene! Uno è sistemato! Eccoti qua, leoncino! Guardiano dello zoo, Kenneth! Siamo tornati! Bene! Ma... Oh no! Siete diventati molto piccoli, ma... rimarrete comunque sempre dei grandi animali per me! Ero impaziente di venire a prenderti. Andiamo! Cosa? Ma dove vuoi portare Mila? Io sto portando Mila in prigione. Mila! Bicicletta! Mila in prigione! Deve portare Mila fuori! Se Morphle aiuta il signor poliziotto, allora lui libera Mila! Tu sporchi strade! Morphle ora fa subito multa! Cosa? Perché vuoi farmela? Questa non è neanche una vera multa! Non so come farò a resistere qui in prigione per tanto tempo. Morphle, aiuta, signor poliziotto! Ciao, ho detto! Andatevene via dal mio giardino! Che cosa ci fai tu qui, Morphle? Ma che cosa ti è preso? Tu, molto cattivo con uccellini! Morphle, auto della polizia ti porta in prigione! Non puoi certo portare in prigione chi vuoi, Morphle!
Cosa? Beh, questo è divertente. Oh, accidenti. Oh, troppo sporco qui. È ancora più divertente! Eh? Ma dove saranno finite le mie gomme? Cosa? Chi può avermi fatto questa multa? Wow! Non posso stare steso sull'erba del parco? E perché mai io non dovrei... Morfol ti fa subito multa! Eh? È la cosa più assurda che abbia mai sentito. Che ragazzino tremendo! È divertente, è davvero divertente! È stato bello, grazie! E cerca sempre di ricordare di stare molto lontana dalla prigione. Oh, Morfol? Oh, Mila! Tu non in prigione! No, io non sono mai stata in prigione. Il signor poliziotto della città mi ha soltanto fatto fare un giro, sta tranquillo. Oh, Morfol voleva liberare Mila e Morfol ha portato questo signore in prigione. Cosa? Oh, no! Non puoi certo portare chi vuoi tu in prigione, Morfol! Mi sono divertito tanto oggi con questo birbantello! Il costruttore Lawrence e il meccanico Joe stanno demolendo la città! Ma per quale ragione lo fanno? Oh? Oh. Non si demolisce nella mia città! Colpiscilo col raggio ipnotico, Yorl! Forza, ora seguici! Sì, signore. Morfol, trasformati subito in un robot gigantesco! Devi impedire che Lawrence e Joe continuino a demolire la città, Morfol! No, Morfol! Aiutaci anche tu a demolire! Ok, gentili signori banditi! Oh no! Morfol è diventato malvagio! È incredibile! Grazie a questo raggio ipnotico, in città tutti saranno costretti a fare quello che noi gli ordiniamo! Subito quei banditi! Hanno ipnotizzato Morfol! Ma come potremo fermarli se Morfol non fa più quello che gli dici? Ah. Ok, direi proprio che ci siamo, Yorl. Sono certo che funzionerà, Stein. Mammina! Ci sono due persone qui fuori che vorrebbero dirti qualcosa. Spero che sia qualcosa di importante, figlioli. Non ho tempo da perdere con le vostre sciocchezze. Quella banca non si rapinerà certo da sola. Su, diglielo, diglielo. I suoi figli sono i banditi più cattivi e in gamba che io abbia mai dovuto affrontare nella mia
città. Loro sono due cattivoni davvero cattivissimi. Ma di che cosa state parlando? I miei figli non sono mai riusciti a fare i cattivi e ora hanno anche portato la polizia a casa mia. Accidenti, siete dei buoni a nulla, più buoni a nulla del solito. Ma... Oh... Mamma, dici almeno per una volta che siamo dei bravi cattivi. Sì, dici che sei orgogliosa di noi. Ora basta, banditi. Vorresti sfidarci, ma sei solo una bambina indifesa senza il tuo piccolo amico rosso. Coraggio, amici, acciuffateli. Cosa? Cosa? Perché queste persone fanno quello che gli dici? Li hai ipnotizzati tutti, vero? Nessuno dovrebbe fare qualcosa perché lo avete costretto. Dovrebbe farla solo perché è d'accordo con quello che gli dite. E ora, per aver demolito la città, voi due ve ne andrete per un bel po' in prigione. I miei figli stanno per andare in prigione. Sì, mamma. Veniamo sempre arrestati alla fine, tutte le volte. Oh, figlioli, vuol dire che siete davvero due cattivoni se andate in prigione. Sono molto orgogliosa di voi, ragazzi. L'hai sentita anche tu, Stein? Sì, e sono emozionato. Come sono felice. Ogni cosa in città è di nuovo al suo posto. Coraggio, ragazzi, è l'ora di andare a dormire. Ma no, papà, noi non vogliamo andare a dormire. E poi ricorda, bisogna fare qualcosa solo se sei d'accordo con chi lo dice. Questo è vero, ma i bimbi piccoli fanno quello che dice il loro papà. Quello che dice il loro papà. E la loro mamma, e la loro maestra di scuola, e anche la polizia, e i loro nonni e le loro nonne. E vediamo anche... Morphle, trasformati in un feroce T-Rex! Troppo feroce, così mi metti davvero paura! Volentieri! Gelato! Eccoti servito! E ora andiamo a cercare l'animaletto magico che ti ha fatto addormentare! Ci potrebbe prestare il suo registratore per un po', signor gelataio? Ma certamente! La ringrazio! Guarda, Morphle! Mezza città è addormentata! Scommetto che è stato l'animaletto magico! Mi sembra molto pericoloso! Dobbiamo fermarlo prima che succeda un guaio! Molto bene, cerchiamo ancora. Allora sei pronto, Maximilian? Max, che cosa stai facendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
trasformati subito in un elefante e spruzzagli un bel getto d'acqua sul muso. Phew. Grazie, Mila e Morphle. Continuiamo a cercare. Morphle, trasformati in un aeroplano! Da quella parte, Morphle! Io penso che stia cercando un posto per dormire tranquillo. Cosa posso fare? Gelato! Bene! Morphle, trasformati in un letto volante! Oh! Così l'animaletto magico verrà verso di noi! Tutto quello che desidera è dormire! La nostra gara di palloncini d'acqua sulla spiaggia e castelli di sabbia sta per cominciare. Bambini contro genitori! Cominciate a costruire i castelli di sabbia adesso! I castelli sono fatti! Ora, fuori i palloncini pieni d'acqua! Il castello è perfetto! Vinceremo senz'altro! È ovvio, sono solo bambini! Davvero incredibile! I bambini vincono il primo premio! Sì! Congratulazioni, piccoli! Ci avete battuto alla grande! Andiamo a giocare nel nostro castello! Ora posso tenere io il premio, Morphle! Guarda, pirata Phil! C'è un tesoro là! E allora? E allora? Noi siamo dei pirati, pirata Phil! E qual è la cosa che amano i pirati? Prova a pensarci! I tesori! Ma quello è chiuso in un castello di sabbia gigante!
È vero! Però noi abbiamo... il cannone a palloncini d'acqua! Oh! Oh! Facciamogliela vedere, amici! Ma non abbiamo più palloncini. Però potremmo riempire questi d'acqua. Giusto! E anche questo! Tesoro sarà nostro! Pirata Phil! Presto carica il cannone! Grazie, Jollyfant. Ora basta gelato. Gelato. Morphol, trasformati in un bulldozer. Così potremo pulire questo gran disastro di gelato. Ora Morphol non può trasformare, Morphol troppo pieno. Jollyfant non si ferma, continua a fare gelato. Oh, non so più dove metterlo ormai. Già, e non fa per niente bene alla salute di Morphol. Forse la soluzione è trovare qualcosa di utile da far fare a Jollyfant. Ok, Jollyfant, mostra a Giraldo quello che sai fare.
cosa ne dici allora? Ti andrebbe di farti dare una mano dal nostro abile amico Jollyfant? No, perché così è troppo facile. La Giraldo Gelati non è una fabbrica di distribuzione di gelati. Io mi considero un artista. Oh. Guardate, c'è un incendio in quella casa. Ma al pompiere è finita l'acqua per spegnere il fuoco. E Morphle non può ancora trasformarsi. Non ce la fa perché ha mangiato troppo gelato. Jollyfant, usa il tuo gelato per spegnere l'incendio. Wow! Forse il nostro amico Jollyfant può essere molto utile ai vigili del fuoco della città. Sei stato bravissimo! Lo sai, sei un vero eroe. Un eroe? Mi ci vorranno giorni per pulire questo disastro. Oh, temo che il signor Vandibus abbia ragione. Mi dispiace non aver trovato il lavoro e il posto giusti per te, amico. Ma non ti preoccupare. Avremo sempre un posto tutto per te al Magic Pet Store. C'è nessuno? Buongiorno. Salve! Cerco un animaletto magico che possa venire a rallegrare i bambini dell'ospedale. Avessimo anche noi un nostro morfo. Guarda, compare! Ehi, Orful! Mi è venuta una grande idea! Sì! Una scimmia? Ridammi la macchina fotografica! Non è fantastico? Sì, un vero portento! Cosa? Voi come siete usciti di galera? Non nella mia città! Oh no! Ci segue l'agente Freeze! Nessun problema! Orful, trasformati in un dinosauro! T-T-T-T-Rex! Oh no! Non male, ma speravo in un dinosauro un po' più grande! Che cos'è tutto questo? Oh no! Avresti potuto impilare le auto un po' meglio, Orful. Morphle,
Grazie, Morphol. I banditi e la loro scimmia mi hanno derubato e poi sono scappati via. I banditi sono scappati con una scimmia? Dobbiamo correre a riprenderli, Morphol! Oh, anche quei banditi hanno usato una grossa gru. Anche loro avevano una gru. Questo è molto strano. Grazie, Morphol. Guarda! I banditi! E c'è anche Orphol con loro. Fermatevi, banditi! Oh, sono Mila e Morphol. Ma noi abbiamo Orphol. Trasformati in qualcosa di grosso. Non potevi diventare qualcosa di più grosso? Non così di colpo! Ci hai fatto quasi cadere! Fa attenzione! Cosa? Sei troppo lento! Qui dentro si sta troppo stretti. Già, diventa più spazioso, Orphol. Basta! Aiuto! Orphol non gioca più con banditi. Ecco cosa succede quando ci si comporta male, banditi. Sì! Possiamo iniziare a costruire! Si può sapere cos'è tutto questo chiasso? Oh, buongiorno, signor Vandibus! Stiamo costruendo una casa sull'albero. Diventerà il luogo del nostro club dei giochi. Un club dei giochi? Su un albero? Ma questa è una sciocchezza! E poi, costruire una casa su un albero non è facile. Sono sicuro che non ci riuscirete. Io invece penso che ci riusciremo e sarà stupenda. Ci può scommettere. Allora, per prima cosa dobbiamo fare in modo che tutte le assi siano della stessa misura. Mi sembra che le forbici non siano abbastanza per tagliare il legno. Morphol, trasformati in una sega! Ora raduniamole tutte insieme. Guarda quei due ingenuotti, Buckley! Potessi che ci servano dei chiodi per questo. Morphol, trasformati in un grande martello! E comunque non sembra affatto una casa sull'albero! Ma non ha neanche il tetto, per favore! Beh, così non è poi tanto male, lo ammetto! E adesso non ci resta che trasformarla in una vera casa sull'albero! Morphol, ora devi trasformarti in una gru! Gru! Sì, gru! Gru, gru, capito? Evviva! Bene, bene, bene! Guarda un po' lassù, Bucky! È una casa sull'albero a tutti gli effetti! Un attimo! Qual è la password per entrare? Morphol non lo sa! La password per entrare è Morphol! Morphol! Sì! Evviva! Sì! Quella è proprio la casa sull'albero più bella che abbia mai visto nella mia vita! Coraggio, Morphol! Andiamo a chiamare anche April e Troy! Così faremo una festa nella nostra nuova casetta! Dimmi qual è la password per entrare! La password per entrare?
Morphle! Sbagliato! Quella è la password per entrare nella vostra casa. Se non conoscete la password per entrare nella mia casa, beh, resterete fuori. Beh, allora ci metteremo a fare un picnic sull'erba invece di fare una festa nella casetta. Ehi, ciao, Bucky! Vuoi fare un picnic con noi? Posso entrare nel vostro club anch'io? Ma certo, signor Vandibus! Che meraviglia! Allora perché non spostiamo la festa in questa bella casetta? Oh, guarda, Morphle! Molte cose intorno a noi hanno perso il loro colore. Morphle, trasformati in un pennello magico e va a dipingere! Morphle, l'erba non è azzurra, è verde! Signore, il mio semaforo era verde. No, era verde dalla mia parte. È bianco. Tutti questi oggetti non hanno un colore. Oh, sono proprio come me. Sei tu che te ne vai in giro a togliere i colori alle cose in tutta la città! Non lo dovresti fare! Un mondo senza alcun colore non è affatto bello! È divertente! Già, è molto divertente! Andiamo a dipingere gli animali con colori bizzarri, sarà uno spasso! Sì! Ah, eccoti qua, Croma. Ti stavo giusto cercando. In città stanno accadendo cose molto strane. Perché tu stai portando via tutti i colori? Morphle può aiutare Croma a sistemare ogni cosa ridipingendo tutto con i colori originali. Salve, ragazzi! Non so come, ma il camion dei pompieri ha perso il suo colore. Niente paura! Morphle e Croma possono aiutarla! No, Morphle! Il camion dei pompieri deve essere rosso! Proprio come te! Vi ringrazio tanto, Morphle e Croma! Ciao, Cloud Monster! Oh!
Bene, sembra che lei avesse ragione. Prego, passi pure. Bravi! Siete riusciti a risolvere tutti i problemi della città. Morphle e Chroma sono davvero un'ottima squadra. A Chroma piace moltissimo dipingere. Sì, adora colorare. Mi è venuta un'idea. Chroma, ti piacerebbe avere un amico che ami i colori proprio come te? Che meraviglia! Sei l'animaletto magico perfetto per un pittore come me! Ciao, Mila! Morphle, mi sono svegliato con il raffreddore. Non ho la forza di lavorare oggi. Possiamo aiutarla in qualcosa, signor Joe? Morphle, aiuta! Quei veicoli dovrebbero essere consegnati al più presto ai loro proprietari. Dentro ho la... Ho la mia lista! Ci sono delle macchie sul foglio e leggere i nomi dei proprietari è impossibile. Ma credo che saremo in grado di cavarcela lo stesso. Morphle, trasformati in un grande camion rosso. Forza! Credo che il trattore debba essere consegnato al signor poliziotto Freeze. Ma come? Il signor poliziotto ha un trattore? Già, penso che ci sia scritto proprio così sulla lista. Ma questo... Ci scusi tanto, signor poliziotto Freeze. Abbiamo un po' fretta. Non mi sembra molto sensato, ma credo ci sia scritto che dobbiamo lasciare qui la macchina della polizia. Scusatemi! Ops, non riesco a vedere niente! Ma qui sta succedendo un disastro! Noi siamo la polizia! Oh no! Ho molta paura che abbiamo fatto un grosso errore, Morphle! Trasformati in un'auto della polizia anche tu! Morphle li prende! Adesso cerchiamo di usare il nostro cervellino e portare i veicoli ai proprietari giusti. Io credo che il trattore in realtà appartenga al contadino Bob. E il camion dei gelati sarà di sicuro dell'uomo dei gelati. Evviva! Oh, ciao Mila e Morphle. Com'è andata allora? Abbiamo consegnato tutti i veicoli, signor.
Giorgio! Ah, bene! La mia lista vi è stata d'aiuto? Per festeggiare la giornata nazionale dei dinosauri, il professor Rashid ha aiutato la città a organizzare una spettacolare corsa di dinosauri! Guarda! Ma è fantastico! Dobbiamo partecipare, Morphol! Trasformati in un T-Rex! Ma aspettate! È appena arrivato un nuovo concorrente! Il vincitore della corsa riceverà in premio questa splendida coppa! Siete tutti pronti? 3, 2, 1... Via! Dobbiamo partecipare anche noi, Jorn. Certo. E ora andiamo a vincere la corsa! Oh no! I banditi sono qui e stanno imbrogliando per vincere! Non vale! Attenzione, signore e signori! Abbiamo un vincitore! Furto di dinosauri, eh? Non nella mia città! Peccati! No. Congratulazioni al vincitore! Non abbiamo vinto, Morphol, però almeno la coppa non è andata ai banditi! Ha 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 ha